Sì, un po' di musica di quella bella, di quella vera, di quella rock. Noi siamo famosi per questo rock. Abbiamo vinto l'Eurovision. E allora noi abbiamo loro, i The Zen. Sembrava. Abbattete le mani, facciamo un po' idea. Usando le Go Rock and Roll. Go Rock and Roll. Più forte, più forte, più veloce. Go Rock and Roll. Fermo, che succede? Ehi, 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 un po' di strega? Sì, sì, quei pipi che stuola. Che sono? Ogni tanto si muova la schiaccia. Ma hai avuto un colpo di pistola? Fa la rapina quando era picciotto. Ma faceva le rapine quando era piccolo? Fottete. Ma anche adesso so. Sì, fottete. C'ha il resto con Michele. Ah, sa, mezzanotte me ne gliela metterà la figlia. Veloce. Ciao, tamponati! Questi sono vaccinati, no, tamponati? Vaccinati. Siete caldi? Sì! Rispondiamo. Avete il corpo? Rifallo. Ciao ospedale Bucchieri La Ferla. L'ospedale. Ciao parano malati. Allora, vai. Siete caldi? Sì! Avete il fuoco che vi brucia dentro? Sì! E chi sa se con una dose? Hanno già fatto. Via, prova a 40. Ci interessa. Io sono De Zè. Yeah. 30 anni di rock and roll. Oh yeah. E se mi sei che aspetto un bonus artista. Rockstar. Con il noto di cuciore c'è pure. E sarà bella, insomma. Io ho lavorato con le migliori band del mondo. Sì. Ho fatto un concerto con i Guns Roses e alla fine mi hanno regalato la bandana. Fantastico. Bello. Ho fatto un concerto con gli ACDC e alla fine mi hanno regalato la guanta. Picchi, come si dice? Lui la pronuncia vero così, non è che... Ultimamente ho fatto un concerto con i cugini di campagna. E cosa ti hanno regalato? Le cicasci di pomodoro e mi dice bottiglia la stessa po' un meglio. Ma c'è anche poi una tarea, lo devo fare quattro flebox. Io ho lavorato con le migliori rockstar del mondo. Sì. Oh yeah. Ultimamente eravamo io, Madonna e San Giovanni. Ah, grande concerto a San Siro. No, a me sta cantata a San Pietro. Ciao, spogliate alle carre, cotta! Un altro big sul palco di Piazzale Stenditoia, e questo è uno importante per quanto ci riguarda, perché noi, pensate piccolini, abbiamo iniziato la carriera con lui. Sì, facevamo proprio le aperture dei suoi spettacoli. Le aperture dei suoi spettacoli ne facevamo un sacco, noi guadagnavamo 50 euro l'uno. No, 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 ancora guadagniamo 50 euro l'uno. Non ti ho detto niente, ma così è. E andavamo a tutti i suoi spettacoli che erano davvero tanti. Per noi è stato un grande amico, una persona a cui ci siamo ispirati molto, lo abbiamo voluto fortemente su questo palco. Lui è il grande Giovanni A posto, grazie. Buonasera a tutti, popolo. Buonasera. C'è qualcuno di Milano? Beh? Se c'è, meglio che salta fuori da solo, che se lo troviamo noi è peggio. Sto scherzando. È bello vedervi tutte con la mascherina, tutte vaccinate, tamponate, febbre misurate. Non ci ho mai avuto un pubblico così sano. È bello vedervi tutti con le mascherine, tutti andare in giro, tutti a disinfettare la mano, mascherine, misure frevo, tutti questi controlli non li abbiamo mai avuti. Io, ogni negozio che entri ti fanno mettere la crema di mano, se uno fa un giro di shopping, si gira 30-40 negozi, alla fine torna a casa senza mano. Una volta eravamo in pochi a entrare in banca con la mascherina. Che anche andare in banca, andando in banca bisogna discutere lei a chi tocca la mascherina, se tocca al cliente o tocca all'impiegato. La banca che l'altro, insomma, siamo là. L'altra volta parlavo con un mio amico, mi ha detto, sai, ho aperto un conto corrente nella mia banca che è costruita intorno a me. Sei sicuro che è costruita intorno a te o te mi sono da mezzo? Io ho la mia banca che è costruita dietro a me, ogni tanto mi giro, controllo la distanza, perché se si avvicina troppo mi preoccupo. C'avevo un conto corrente in banca che non usavo
gli ho lasciato 500 euro giusto per tenerlo aperto, per tenerlo in vita. Dopo sei mesi mi chiama il direttore, mi dice: signor Cacioppo, può venire in ufficio? Dico: che è successo? Niente, c'è sotto di 300 euro. Scusa, la stai 500 euro, sei mesi fa non le ho toccate, come finisco sotto i 300 euro? Ah, non lo so, facciamo un estratto conto, vediamo che è successo. Fatto l'estratto conto, guardi, fa spese di tenuta conto, spese di contabilità, invia estratti conto, invia raccomandate, spese postali, spese di cancelleria, interessi di scopertura, massimo scoperto, l'asso vince, l'asso perde, l'occhio sveglio, vince sempre, cacciato, non si stragga, uno, due, tre, sotto i 300 euro. Dopo che porca puttana, insordo un naso, dico. L'anno scorso a Natale mi avete regalato l'Argentina, quest'anno che mi ha dato? Passa montagna. Poi, qualche giorno fa sono andato in banca a fare bancomat, c'era un signore davanti a me allo sportello, io ho aspettato 5 minuti, 10 minuti, 20 minuti, che stava sempre da smanettare, e mi sono avvicinato, ho pensato, o non è capace o è rotto un bancomat. Mi sono avvicinato, non c'era un bancomat, ci hanno messo il videopoker. Sono andato al direttore, che il direttore, ma il bancomat l'avete tolto? Sì, ci sono guadagnato un cazzo. Ma tranche in Monefo mi hanno ricordato qualche anno fa, ma sono diversi anni, sono passati tanti anni, quando mi facevano l'apertura ai miei spettacoli, loro aprivano, io chiudevo, avevo due mazze chiave. No, ma ormai sto diventando anziano come. Anziano, si capisce che... Non so se c'è qualche anziano come me o più anziano di me, dà fastidio la tecnologia. A me quando mi cambiano già un'icona del telefonino impazzisci, quando mi spostano una casella, una cosa, uno deve reimparare tutto di nuovo, perché uno impara una cosa e si stabilizza. Io sono ancora uno dei pochi che compra il CD. Infatti nel negozio quando vengono dalla cuccia che dico cercate il CD. Ormai i giovani CD non sanno più neanche cos'è, nelle macchine non c'è manco un buco per mettere il CD. Io ho dovuto comprare la macchina vecchia perché c'è ancora il CD. Quando ho preso la patente io ti facevano scuola guida, ti insegnavano a spendere ossigeno, il carburatore, la marmitta, tutto il cilindro, i valvole. Ora non si rompe più niente la macchina, ora si rompe la centralina. Okay, una volta andavi là, che se rompo lo spendere ossigeno, te lo facevano vedere il pezzo rotto, lo spendere ossigeno, oppure non va il carburatore, si vedeva che era rotto, che era bruciato, se rompe la bobina, si vedeva che era bruciata, scoppiata. Ora ripetere il mistero, se rompe la macchina che c'è? La centralina, non si può dire, scoppia a ruota, che si fa? A cancellare la centralina. Infatti ora, quando voglio fare il fenomeno, vado all'officina e dico, buongiorno, che c'è la macchina? La centralina. Lo dico prima, così è meglio. C'è qualche anziano, qualcuno nonno? I nonni sono una categoria in via di estinzione ormai. No, tra qualche generazione i nonni non esisteranno più, che ormai la vita si è allungata, si è dilatata, a 50-60 anni ancora siamo giovani, è bello perché uno si gode la vita ancora tanto tempo, vede la gente a 50 anni fa l'aperitivo, la pericena, va in discoteca, là che musica mettono, prenoto un tavolo qua, prenoto un tavolo là. L'altra volta ho incontrato un amico e dice, Giovanni ti presento la mia ragazza, e la sua ragazza aveva 65 anni. Dico, tua ragazza 100 anni fa era bisnonna, ancora fa l'aperitivo, la pericena, camera gonna, vestita di mignotta. E poi, i tempi sono cambiati e cambieranno ancora, io non so come saranno i giovani di oggi quando diventeranno nonni a loro volta, che c'ha la fortuna di arrivarci. Ora, tra che non si trova lavoro, tra che ci vogliamo divertire, tra che nessuno vuole prendersi impegni, se tutto va bene ormai il primo figlio si fa 50 anni. Se tuo figlio fa la stessa cosa anche lui fa il primo figlio a 50 anni, tu per diventare nonno quando a campare? 120-130 anni. Poi stavo dicendo, non so come saranno i giovani di oggi quando diventeranno nonni a loro volta, che c'è la fortuna di arrivarci, con tutti questi problemi alimentari che abbiamo adesso, che non c'è nessuno che mangia completo. Io mi ricordo 20 anni fa, 30 anni fa, organizzavo una cena a casa, arrivavano 10 amici, facevi una carbonara, un salame, un formaggio, due bottiglie di vino, si passava la serata. Ora organizzi una cena, sembra di essere in clinica. Arrivo, io sono celiaco, io vegano, io intollerante a glucosio, io lattosio, io sono allergico al pomodoro, il mio senza aglio, il mio senza... Guarda, là c'è il frigo, vieni che trovo e mangio. Guarda. Un po' è vero che c'è della gente che ha delle allergie, delle intolleranze gravi, deve stare attenta, però secondo me sono una minima parte.
Fa chic essere allergico, intollerante, fa raffinato. Io se mangio il pomodoro mi brucia lo stomaco tutta la notte, non dormo, un fastidio. Se tocco l'aglio mi vengono i brufoli sulle braccia, un prurito. Guarda, per me il prezzemolo è veleno, guarda, non posso mangiare neanche una puntina di prezzemolo che sto malissimo. Uno che mangia tutte cose, che è una persona normale, sana, sembra lui il malato. Cioè, ma tu sei allergico? No, mangio, sei intollerante? No, mangio, sai che do un porco, un armalo, ma mangia tutte cose, non ci fa niente. La gente si vergogna. Io ho visto gente andare dal medico senza motivo. Senti, ma trovo un'allergia che domani c'è una cena, dai, ma fare la figura da bestia, Il medico ti fa 40 tamponi sul braccio, guarda, sei sano come un pesce, sei leggermente allergico al cardamomo. Mi scrivo un biglietto se non mi scordo. Cardamomo, sai che cazzo sarà questa cosa? L'indomani sei in pizzeria con tutti gli amici, il cameriere dice, prego signore, cameriere, a me la pizza senza glutine, la mia integrale, la mia farina di Kamut, nella mia non metta mozzarella, io senza pomodoro, cameriere. A me la pizza senza cardamomo, No, se c'è una puntina di cardamomo sogno fottuto. L'altro giorno ho preso il gelato, c'era la paletta sporca di cardamomo che era la vaschetta vicina. Mi sentivo male tutta notte, una cosa... E mi immagino, questa gente quando diventeranno nonni, io sono siciliano come la maggior parte di voi, credo che siamo in famiglia. Quando ero ragazzino, per tradizione, la domenica si andava a pranzo alla nonna. La nonna siciliana per il pranzo della domenica comincia a cucinare venerdì. E andava da me a una cena, 18 pignato, 4 fornacelle, tegli in due forno, roba preparata per noi, c'era la guerra, nonna siamo in quattro. Non ti preoccupare, meglio abbondare che non a mancare. Vabbè. E immagino questa gente fra 50 anni che diventerà nonna, dice, domenica andiamo a pranzo alla nonna. Dice, nonna, cosa hai preparato? Guarda, un po' di tofu col sedano, due carotine e un'insalatina. Ma te ne a fare un culo, vai, me ne ho il ristorante.